E adesso dalla Toscana e dal Friuli Venezia Giulia ci trasferiamo in terra di Puglia con un saluto, un abbraccio e un no secco, forte e determinato, e un abbraccio a questa piazza che ci segue da casa da parte dei sindaci di Foggia e di Andria. Benvenuti in questa splendida piazza, a voi il microfono. Ciao Firenze, grazie Matteo e grazie a tutti quanti voi. Credo che questa piazza così gremita sia la dimostrazione più significativa che il centrodestra può riunire le fila per cambiare il governo di questo paese e dire no a questa riforma. Perché questa è una riforma pasticciata ed è una semplice revisione che non modernizza il nostro paese e penalizza le autonomie locali. Io sono sindaco di una città della Puglia, la quarta città di Puglia, che purtroppo deve affrontare tante problematiche, ma nell'autonomia dei nostri enti locali riusciamo a far fronte alle esigenze dei cittadini, perché riusciamo a intercettare le problematiche dei cittadini. E questa riforma invece ci comprime, ci toglie autonomia, è solo una riforma di facciata che non serve a modificare il nostro paese e a rilanciare la nostra economia. E allora tutti insieme dobbiamo costruire un nuovo percorso, costruire una nuova vera riforma costituzionale che possa modernizzare il paese e far ripartire la nostra Italia. E allora oggi da Firenze due parole ci devono accompagnare: il coraggio di questi militanti che vogliono cambiare il paese e la speranza di un futuro migliore. Grazie. Sono un sindaco del Sud, sono un sindaco di Forza Italia, ma sono orgoglioso di essere qui con voi perché voi siete il popolo di centrodestra e uniti noi possiamo vincere. Possiamo vincere. Siamo stufi come sindaci di essere gli esattori di Renzi. Basta essere gli esattori, noi vogliamo essere protagonisti dei nostri cittadini. E allora dobbiamo dire no all'arroganza di Renzi, dobbiamo dire no a chi pensa di illudere la gente. Sì, Renzi ha illuso la gente. Se gli immigrati sbarcano in Sicilia, poi a Foggia vengono a raccogliere i pomodori, e avere 1500 persone, immigrati, accampati al CARA, più 1000 profughi in una baraccopoli vicino, è una cosa indegna, perché diventa un degrado sociale, e questo degrado noi sindaci non lo possiamo più sopportare. Renzi, portali sotto a casa tua, perché noi non li possiamo più tenere. Non li possiamo più tenere. Questa non è accoglienza. Queste sono le motivazioni oltre il referendum, perché il referendum sappiamo che lui lo ha fatto diventare un confronto politico. Ha spostato il tiro, facendolo diventare una questione personale e politica. E allora noi dobbiamo accettare la sfida e dobbiamo mandare a casa Renzi e l'arroganza del centro-sinistra. Viva l'unità del centrodestra! Che senso ha partecipare alle missioni internazionali per difendere l'Italia? Che senso ha pagare un tributo di sangue a centinaia di chilometri da qui, quando in casa nostra non siamo in grado di difendere la nostra terra? Quando consentiamo a migliaia di persone che non sappiamo chi sono di entrare in Italia senza alcun tipo di controllo? Quando tutti sanno benissimo che la tratta dei migranti è gestita dalla criminalità quando non dal fondamentalismo islamico. Svegliati Alfano, sveglia! Domani o oggi stesso scriveranno
che questa piazza è piena di razzisti e di xenofobi. Lo hanno anche detto di Trump. Abbiamo visto che fine ha fatto Trump, abbiamo visto che la sua è stata una vittoria e quindi non ha proprio alcun senso trasformare questa manifestazione e dandole un altro significato. Il significato che vogliamo dare a questa manifestazione è quella di un chiaro no al referendum, al voto del 4 di dicembre. Ma perché dire no? Per la questione della riforma del Senato, per la questione della riforma del titolo quinto, per la questione della riforma complessiva del sistema politico? No, non è questo il vero quesito. Il vero quesito è un altro. Il vero quesito è che se noi diciamo sì all'Unione Europea, che per la prima volta viene introdotta direttamente nella nostra Costituzione, e noi non lo vogliamo. Noi vogliamo dire no. Noi vogliamo dire no all'euro, a questa moneta che ci sta disintegrando come popolo e come popoli europei, e vogliamo dire anche un chiaro no all'Unione Europea. È per questa ragione che noi diciamo no. Diciamo no a questo referendum per dire altrettanto no a questa Unione Europea. Dicono che adesso l'America sarà nel mirino, dell'Unione Europea. E no, sarà l'Unione Europea anche nel nostro mirino, come in Francia nella prossima primavera, così in Germania e così prossimamente anche da noi. È l'Unione Europea che sarà nel nostro mirino, non l'America di Trump. Grazie. Ma quanto abbiamo goduto? Ma quanto erano da funerale le facce dei giornalisti della RAI, di Mediaset o di Sky, che avevano lo spumante pronto perché aveva vinto quella bella finanziata dall'Arabia Saudita, dalle banche d'affari, da un filantropo come George Soros, per cui questa è una piazza di luridi populisti, e oibò ha vinto quell'altro. E sembrava questi qua che gli fosse morto il gatto. E c'avevano il sorriso, e il sorriso si rimpiccioliva. Io al di là di tutto dico grazie ai cittadini americani per la lezione di democrazia che hanno dato al resto del mondo. Grazie.